Marchese, tu e Lady Grain andate da lì. Benvenuti in questo nuovo video, sono Geo, The Rain Survivors, e oggi siamo al secondo episodio di The Order 1886. E davvero ragazzi, questo gioco è completamente diverso da quello che dicono i pregiudizi della gente su internet, che sono ovviamente dei cretini. Ovviamente questa è solamente una mia prima impressione, magari il gioco in futuro si potrebbe dimostrare una vera merda, ma per il momento, secondo me, cioè, mi sta garbando, dai. Comando aereo a tutti i cavalieri in prossimità di Mayfair. La polizia cittadina ha delimitato un perimetro intorno alle zone coinvolte. Le sentinelle proseguono con le ronde dall'alto. Se qualcuno ha visto i pazienti evasi, ti allerteremo all'istante. Ricevuto. Sangue. Promette bene. Galad, stai facendo progressi? Sono nella sala generatore. Lafayette e io abbiamo deciso di dividerci. Oui, master. Non ho ancora incontrato resistenza. La baguette. Saltiamo la sporgenza. Vai. Alle. Ok. Yuppie. Bravo. Bene. Sapevo che avrei fatto meglio di te. Vaffanculo. La gioventù vince sempre. Tu sottovaluti la saggezza, piccola troietta. Ok, dove cazzo va? Qua. Bravo. Madonna. Vai. Che cazzo? Oh, porca puttana. Attenzione. Uno dei fuggitivi è un mezzo sangue. Porca! Oh mio Dio. Ah! Facciamo anche più di uno. Sì. Mademoiselle, sei vicina alla porca tua posizione? Puttana. La via è bloccata. Mi ci vorrà un po' per raggiungerlo. Schiva. Obiettivo sulla mia posizione. Madonna ragazzi. Vieni qui. Troll. Madonna ragazzi. Ricarica. Arrivato. Ok. Aia. Fatto male. Ma porca puttana. Quanti cazzo sono? Trappi. Oh. Vieni qui. Aia. Non è scappato. Monsieur. Che è successo? Li ho uccisi quasi tutti. L'ultimo è scappato. I Grain, mi serve il tuo folgore. Io continuo a seguirlo da sopra, voi due. Tagliategli la strada da lì. D'accordo. Che cavolo sono questi lì tanto qui? Non ho capito. Su, sali. Oh mio Dio. Seguilo. Preso. Tutto bene? Sì.
Percival, abbiamo neutralizzato la minaccia. Bene. Sono riuscito a catturare uno dei mezzo sangue. Ci ritroviamo su Regent Street. Ricevuto. Andiamo. Ok, bene, 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 bene. Chapel richiede un intervento. Lord Darwin parla con il supporto dei suoi pari? Lord Hastings, Lord Douglas? Sì, certo, Lord Cancelliere. Forse la questione andrebbe sottoposta al Consiglio. D'accordo. Come si esprime l'ordine dei cavalieri reali di Sua Maestà nel merito di Whitechapel? Sì? O no? No. Sì, no. Il verdetto è no. E come cazzo ha fatto a capirlo? Il consiglio è ora sciolto. L'ordine è troppo esitante, Grayson. L'apatia segnerà la nostra fine. Smettila, non ci ha capito una sega. Il diavolo la cautela. Bello Sebastian. Quanto agitato. Meglio non intralciarlo quando si mette in testa qualcosa. I francesi devono essere meno simpatico. Tu che ne fatemi pensi? Passare, gente, uomini. Siete dei coglioni. L'hanno fatta apposta per farmi passare di qua. Lord Cancelliere, il consiglio non so. Sì, Lord Cancelliere. Non toccarla, quella è la mia puttana. Ti picchio, eh. Galahad risolverà la questione a suo tempo. Ora ho un problema più urgente. Come vuoi. Chi parteciperà al viaggio verso le Americhe? Lord Barrett, Lord Darwin e il sottoscritto. Mi hanno parlato in modo lusinghiero dell'Agamennone, Lord Hastings. È la migliore mai costruita dalla Compagnia delle Indie Unite. Posso garantire un gradevole e veloce viaggio sull'Oceano Atlantico. Possiamo attenderci la tua presenza al varo, Sir Lucan? Sarà un onore salutarvi il giorno del viaggio inaugurale. Sir Lucan, se potessi... Col vostro permesso, signore. Ma certo, Sir Percival. Di qua, prego. Ok. Tesla. Con tutto questo non ci ho capito veramente una sega, sinceramente. Ma non importa, è sempre figo, dai. È sempre un dialogo fra gentiluomini. È normale che non possa capire. Hai nuove invenzioni da mostrarmi? Diversi giocattolini interessanti, se posso dire. Ci sono aggiornamenti sui fatti di Grosvenor Square? La polizia sta indagando. Anche troppo. I Lycan che bussano alla Compagnia delle Indie Unite, come lo spieghi? Mayfair non è più come una volta. Ok. Vediamo cos'è il piccolo Archimede. Permettimi di controllare alcuni dei miei nuovi esperimenti. Nel frattempo puoi guardarti intorno. E prova qualsiasi cosa ti incuriosisca. Solo fai attenzione. Oh, un foglio. Ma che bello. Nicola, come se la passa il tuo amico Edison? Ok. Thomas e io non siamo in buoni rapporti. Quell'uomo è un idiota. Lo vedo già da qui che non lo detesti. Ha fatto... Ha pure sfondato dietro. Ma che ha scritto? May the great win your friend Thomas. Inutile dirvi che non ci ho capito una sega da quello che c'è scritto. Anche perché non ho capito se quello è scritto è grito Gret. E questo è quello che rizza i capelli.
Un minimo prende la scossa e muore, non importa. Ok. È molto inquietante questo laboratorio. C'è un pezzo di coscio là sopra di stesso. Sir Galahad. Oh. Sì? Mi hai chiamato? Ho qualcosa che potrebbe interessarti. Questo dispositivo converte l'inefficiente corrente continua di Edison nella mia più sofisticata corrente alternata. È utile per sovraccaricare e disattivare alcuni sistemi elettrici. Chissà perché il nome di Thomas Edison lo conosco e il tuo no. Chissà che tu fai un piuttosto ahare. Non è altro che un banale raddrizzatore con tubo a vuoto con morsetti nottoni ad abbellirne le forme. Ah, e un'elegante custodia in pelle. Wow. In ciascun tubo c'è una piccola quantità di mercurio. Se allinea il mercurio in ogni tubo, il dispositivo si attiva. Brem, brem, brem. Provalo, ti prego. Brem, 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 brem. Ok. Ui. Deve essere perfettamente allineato. Ok, Ho capito come funziona. Presente. Eccellente. Mi stupisci sempre, Nicola. Però non sei famoso. Di un esperto sul mio ultimo giocattolo. Ecco. Carabina di precisione Essex M84. Un gioiello. Hai sempre avuto occhio per le armi. Su questa ho montato un mirino telescopico. È perfetta per gli scontri a distanza. Sarei onorato se volessi collaudarla. Con piacere. Assolutamente sì, porca puttana. Guarda quanto è... Ok, questa cosa di controllare le armi in questo modo sembra inutile, ma è figa. È veramente figa. Non serve una sega, ma è figa. Mio Dio, che bella. Tom. Ottimo bilanciamento. Cazzo. Precisissimo in mezzo. Oh. Sarebbe utile anche un silenziatore. Me ne occuperò immediatamente. Piccolo Nicholas. Ci sono giocattolini che ti piacerebbe provare? L'offerta è allettante, ma devo tornare dagli altri. Certo. Questo è mio simpatico. Il monocolo richiesto dal generale Lafayette è laggiù sul tavolo. Glielo farò avere. Un monocolo? Ah, questo monocolo.